Le chiese orientali fanno parte di quella ricchezza della Chiesa cattolica che si esprime attraverso la ricchezza dei riti, delle tradizioni, delle liturgie. Corrispondono anche all'indole, al carattere delle nazioni che vivono questo tipo della espressione liturgica. Perciò, come ho detto prima, creano un tutt'unum, un tutto insieme fra vita familiare, personale, fra vita della società e la vita liturgica, vita della Chiesa. Quello che forse nel mondo di oggi, che anche per quanto riguarda Natale è molto commercializzato, possono offrire ancora il ricordo delle cose più semplici ma vissute nell'intimità familiare, nell'intimità della comunità parrocchiale, nell'intimità della vita collegata con messaggio fondamentale di Natale, consapevolezza della presenza di Dio in mezzo a noi, attraverso poi anche una particolare ricchezza liturgica che offrono in questi giorni, come anche in altre occasioni liturgiche. Questo è forse un piccolo contributo, specialmente nel contesto del mondo occidentale o moderno o postmoderno, se vogliamo dire, che offrono le chiese orientali con le loro tradizioni liturgiche, culturali e spirituali. Ci troviamo al Pontificio Collegio Greco, istituito da Gregorio XIII nel 1570 per dare istruzione a quella che era la gioventù cristiana sotto l'impero ottomano. Tra varie vicissitudini ci troviamo adesso da più nazioni e cerchiamo di prepararci, o cercano di prepararsi, al sacerdozio studiando alle varie università pontificie. Il nostro è un piccolo coro, il coro che accompagna quotidianamente le nostre liturgie. Cercheremo di farvi sentire qualcosa di quello che canteremo per la festa di Natale, che sia augurio per tutti, che la gioia di Natale vi accompagni tutti per il nuovo anno 2018. Il primo troparion, quel piccolo inno che hanno cantato all'inizio, è quello che accompagna tutte le celebrazioni, il vespro, il mattutino, le ore, la divina liturgia, ed è quello proprio del giorno di Natale e dà la caratteristica per la riflessione della festa. Dice così: «La tua nascita, o Cristo nostro Dio, ha fatto sorgere per il mondo la luce della conoscenza. Con essa gli adoratori degli astri sono stati ammaestrati da una stella ad adorare te, sole di giustizia, e a conoscere te, oriente dall'alto. Signore, gloria a te». Cristo nasce, rendete gloria. Cristo scende dai cieli, andategli incontro. Cristo è sulla terra, elevatevi. Cantate il Signore da tutta la terra e con letizia celebratelo, popoli, perché si è glorificato. Al Figlio che prima dei secoli
immutabilmente dal Padre è stato generato e negli ultimi tempi dalla Vergine senza seme si è incarnato, al Cristo Dio acclamiamo, tu che hai innalzato la nostra fronte, santo tu sei, o Signore. Ogni cultura ha una particolarità anche per esprimere la sua fede. Per esempio, Natale in Italia è collegato con il presepe, con rappresentazione figurativa. Per gli orientali, specialmente per gli slavi, la fede natalizia viene espressa attraverso il canto. Allora, anche questo significa una ricchezza delle espressioni della fede. Virtù della fede può essere espressa in tanti modi che sono complementari, che corrispondono all'indole di ogni persona, di ogni cultura, ma alla fine il contenuto è lo stesso. Vengo da Slovacchia, che è un piccolo paese dell'Europa centrale, vengo da un paese, diciamo, rurale, se vogliamo dire così, dove ancora si sentono fortemente anche le tradizioni popolari, folcloristiche, che sono collegate con la festa di Natale. Allora, la festa di Natale sempre veniva come una unione dello spirito teologico, spirituale, la festa di chiesa, ma anche come una festa fortemente vissuta nell'ambito familiare attraverso anche molte consuetudini, tradizioni, canti popolari che accompagnano questa festa. Infatti forse si potrebbe dire che per me, come anche per tante altre persone, i primi ricordi spirituali o i ricordi di infanzia sono collegati con questa festa e con l'atmosfera che l'accompagna. Sia la festa della particolare cena della vigilia di Natale, accompagnata da cibi particolari che si mangiano solo quella sera, dal racconto, dalla lettura del Vangelo che si faceva alla tavola, del racconto della Natività, poi alla liturgia che seguiva, che poteva essere quella Santa Messa, liturgia eucaristica, oppure parte dell'ufficio liturgico delle ore, come si usa nelle chiese orientali. Infatti, in modo particolare, è molto amato quel canto della profezia di Isaia, Snami Boh, cioè Dio è con noi, Emanuele, è un canto che ricorda quell'intervento particolare di Dio nella storia umana attraverso l'incarnazione del suo figlio. Allora, qui infatti i ricordi si mescolano, cioè di questo incontro liturgico in chiesa, di quell'incontro familiare attorno al tavolo, è tutto un insieme, creano una esperienza, chiamiamola religiosa, culturale, umana. E questo credo che per me è primo ricordo di Natale, come anche per molte persone che hanno vissuto in questa atmosfera la festa natalizia. In Grecia c'è una tradizione molto sentita per la vigilia di Natale, ma che penso che sia una tradizione comune a quasi tutti i Balcani, che i ragazzini
si prendono un triangolo e passano porta per porta a fare gli auguri, cantando qualcosa, ecco, per esempio in Romania li chiamano colinde, vero? Sì. È un canto che un po' riflette sul mistero che viene celebrato e verso la fine racconta anche quello che è la solidarietà della gente riguardo a questa festa di Natale. Praticamente dice: buonasera a voi padroni di casa, siamo venuti per augurarvi il buon Natale e raccontarvi la nascita di Cristo. Noi abbiamo cantato solamente due versi, è molto lungo, praticamente dice che Cristo nasce nella città di Betlemme, gioiscono i cieli, gioisce la terra, lui come un re nasce in una grotta, in un presepio e porta la pace a tutti. Natale è di per sé par excellence festa di speranza, perché ogni nascita di un bambino è un segno di speranza per il mondo. Nascita del bambino, con B maiuscola, cioè quel bambino che entra nella storia umana come segno della speranza per tutta l'umanità, che porta la speranza al mondo. Infatti è il segno maggiore che si possa dare al mondo di oggi, che ha tanto bisogno di speranza. Tutto l'Antico Testamento è una narrazione dell'attesa di Dio. Il popolo del Signore, il popolo eletto, per tanti anni, per tanti secoli, aspettava con grande speranza la venuta del Messia, quel Messia che doveva liberare il suo popolo dalla schiavitù e dalla oppressione. E quel giorno è arrivato. Poco di più che 2000 anni fa, il Dio, ovvero Dio, si è incarnato, si è preso il corpo umano per stare vicino a noi. In quel bambino che viene posto nella mangiatoia di Betlemme, si incarna la più grande speranza dell'umanità, la speranza della salvezza, la speranza di una vera felicità. Guardando la storia vediamo che molto spesso le persone davanti varie difficoltà, davanti varie perturbazioni, peccavano contro la speranza. Ma anche oggi, quando affrontiamo le difficoltà della migrazione, della disoccupazione, della povertà, della ingiustizia, a volte non pochi cristiani peccano proprio contro la speranza, cadendo nella sfiducia, dimenticando che Gesù Cristo è venuto nel mondo proprio per incarnare la speranza. Oh, 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 oh,
celebrando annualmente il Natale del Signore, dobbiamo ricordare che questa festa, grande festa della speranza, ci pone davanti a ogni cristiano almeno due compiti importantissimi. Prima di tutto, ognuno di noi deve aumentare, deve rafforzare la propria speranza in Gesù Cristo, perché Lui è venuto per stare con noi. Lui è venuto per camminare insieme a noi in ogni tappa della nostra vita. E il secondo compito, che non è meno importante di quel primo, è di aiutare altre persone, di non perdere la speranza nella vita migliore. Perché le persone che vivono nella solitudine, nella disoccupazione, nelle varie difficoltà della vita che oggi non mancano, veramente hanno bisogno di nostri gesti concreti della carità, della fratellanza, della vicinanza. La carità viene espressa specialmente sotto Natale quasi come una cosa spontanea, è un periodo dell'anno quando tutti cerchiamo di essere un po' più buoni, ma non basta una piccola filantropia quotidiana, ma ci vuole lo spirito di carità che si può esprimere non solo attraverso qualche buona azione natalizia, ma attraverso lo spirito dell'amore di carità che ha la sua motivazione principale di essere una espressione e di un rispecchiare l'amore di Dio. Δώστηκε μας τον κόπο μας, ότι είναι ορισμός σας και ο Χριστός μας πάντοτε να είναι βοηθός σας. Χρόνους πολλούς να χαίρεστε, πάντα ευτυχισμένοι, σωματικά και ψυχικά να είστε πουτισμένοι. Questi sarebbero gli auguri che si fanno, che dice che Cristo sia sempre il vostro aiuto, che abbiate molti anni, che siete felici, nel corpo, nella psiche e nello spirito, che possiate anche arricchirvi. Dice però, concludendo, che noi non siamo qui per mangiare e bere, ma siamo venuti perché vi vogliamo bene e speriamo che ci date qualcosa, qualcosa per un gallo, qualcosa per una gallina, o, se non ci riuscite, qualcosa per prendere 6 uova. E ci troviamo a quello che era in tutte le società rurali la solidarietà per le feste, perché i bambini passavano da porta a porta e quello che raccoglievano diventava poi il pranzo di Natale. Adesso nelle grandi città forse non si fa più questo. Certamente questo viene fuori da un cuore pieno di fede, che sa che Dio si è fatto carne per noi, ci ha arricchiti con la sua divinità, per cui di quel poco che abbiamo anche noi lo possiamo mettere insieme come carità, come solidarietà. Con questo vorrei fare gli auguri a tutti, che la gioia di Natale vi accompagni in tutto l'anno nuovo.